Se ne fosse accorto, noi nel 2008 abbiamo fatto una manifestazione su questo tema e su questa, sul finanziamento pubblico all'editoria. Pluralismo non è sinonimo di libertà di stampa, altrimenti non saremmo al 73esimo posto per libertà di informazione in Italia. Quindi il meccanismo del finanziamento pubblico, se quello voleva mirare, ha fallito. C'è motivo per cui abbiamo presentato la risoluzione perché la Giunta si impegni a interfacciarsi presso il governo per eliminarlo, fermo restando e salvaguardando invece quello che è contributi per quanto concerne la editoria di tipo prevalentemente sociale, quindi facendo esempi che portiamo nella mozione, che per i ciechi il trattamento integrato dei salari per l'editoria, per le minoranze linguistiche, eccetera. Noi in Parlamento abbiamo tra l'altro ferma una proposta di legge proprio su questo tema, a firma Giuseppe Brescia, che è a disposizione volta all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, e pensiamo che la pluralità di formazione la si può garantire se l'informazione stessa è un'informazione di qualità. Ad oggi il finanziamento pubblico ai giornali è attualmente previsto, o almeno fino a poco tempo fa previsto, erano circa gli 80 milioni di euro, e questo non ha portato grandi risultati per quanto concerne la libertà di stampa, la libertà di informazione, altrimenti non saremmo al livello di cui dicevo prima. Crediamo che la pluralità possa essere sostenuta in modi differenti, non con questo strumento che negli anni ha provocato in realtà delle false situazioni in cui si potevano accedere a questi fondi creando delle finte cooperative, a volte anche sottopagando chi sul campo come giornalisti lavora. Ancora oggi succede, non è stato sufficientemente efficace il metodo o i metodi messi in campo per i controlli, là dove i controlli siano stati fatti, perché grandi evidenze anche in questo senso non ne abbiamo. Quindi riteniamo che siano da identificare strumenti differenti per quanto riguarda la libertà di stampa, la cui pluralità è garantita laddove è garantita la libertà e la perfetta libertà di poter esprimere qualunque pensiero come la Costituzione e la democrazia vuole. Grazie.